Figli del Toro è il nuovo romanzo storico di Nicola Mastronardi. Dopo la presentazione a Campobasso lo scorso 6 dicembre, nel pomeriggio di ieri, un'analoga iniziativa nella sala convegni della Biblioteca Romano di Isernia. Pubblicato da Volturnia Edizioni, è il primo volume di una trilogia che l'autore si propone di completare entro il 2022. Filo conduttore del racconto, L'epopea dei popoli italici, in primo luogo dei sanniti e delle loro guerre contro la giovane ma già nascesa Repubblica Romana. Una storia avvincente e sconosciuta alla letteratura mondiale è stato rimarcato nel corso dell'incontro, ovvero la nascita epica e sanguinosa di una nazione chiamata Italia. Nicola Mastronardi è giornalista e saggista, nato ad Agnone e membro dell'Accademia dei Georgofili e studioso della civiltà dell'Appennino italiano e del Mediterraneo. Vitellio, il nome della libertà, è stato il suo apprezzato romanzo storico d'esordio, ambientato sull'Appennino degli Italici, ora, a distanza di otto anni, l'atteso primo capitolo della trilogia Prequel, ovvero che propone un racconto antefatto rispetto alla storia narrata in Vitellio. L'intervista a Mastronardi inizia con la sua orgogliosa sottolineatura della molisanità di quanti, dalla casa editrice, al grafico, alla stessa tipografia, hanno contribuito alla realizzazione del romanzo. Io ci tengo molto anche in altri ambiti. Eh, cerco di utilizzare, di avere collaboratori. Molisani, in particolare Alto Molisani, perché di talenti nella nostra regione ce ne sono tanti. Fili del Toro, hai detto bene, è un prequel, 20 anni prima di Vitellio, l'inizio, lo scoppio è il primo anno della guerra sociale. C'è molto territorio molisano. L'assedio d'Esernia, un episodio storico, epico, straordinario, e racconta tutto ciò che ai personaggi è successo 20 anni prima di Vitellio. 15 giorni già una ristampa. È vero, c'era un'aspettativa, sapevamo dell'aspettativa alta. E speriamo che piaccia, perché l'aspettativa alta è sempre pericolosa. E questa aspettativa alta, dovuta evidentemente ai lettori di Vitelio si è trasformata in una vendita record, per me, per quanto mi riguarda, in 15 giorni della prima edizione.